Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Leggiamo sul giornale una notizia che ha davvero dell'incredibile, una notizia che non saprei qualificare se non come surreale. Accade negli Stati Uniti d'America e dove se non lì, la fucina del pensiero unico politicamente corretto di completamento della globalizzazione turbocapitalistica. Accade che un professore di biologia spiega a lezione ai suoi studenti che maschio o femmine si è secondo una determinazione cromosomica e alla fine, spiega il giornale, viene licenziato per predicazione religiosa. Insomma, questo docente è colpevole di non essersi attenuto al programma della civiltà neoliberale e del suo codice eroticamente corretto, di aver preteso di far valere ancora un'idea che a quanto pare è vetusta e inaccettabile, quella secondo cui l'essere maschio o femmine non è una scelta individuale, un capriccio personale, ma è una determinazione cromosomica che addirittura precede la nostra venuta al mondo. Ebbene, per aver sostenuto queste tesi, oggi evidentemente inaccettabili dal logo dominante, il docente è stato licenziato, spiega il giornale. E questo è curioso perché in realtà che si nasca maschio o femmine secondo determinazione cromosomica è ciò che dice la scienza, ma evidentemente la scienza per il potere sembra andar bene solo quando fa comodo al potere, quando conferma le tesi del potere neoliberale. Quando osi smentirle, invece, anche la scienza può essere mandata a casa e, nel caso specifico, licenziata. Una situazione esemplare, direi che ci insegna molto. Certo, un caso limite, direte voi, e tuttavia deve essere analizzato attentamente perché siamo in una situazione paradossale in cui l'essere maschio o femmine ci dicono non è qualcosa di determinato dalla natura, dai cromosomi nel caso specifico, come si diceva, ma è una scelta individuale del consumatore i cui gusti, capricci e desideri devono immediatamente diventare realtà, sicché ciascuno è ciò che vuole essere secondo le proprie ambizioni. Questo vale in ogni ambito, ovviamente, fuorché in quello economico, dove ciascuno è vincolato in maniera fermissima alla propria condizione economica. E guai a pensare di entrare in un negozio avendo, supponiamo, 20 euro in tasca, dicendo però io vorrei fare come se ne avessi 300. Ecco, lì non funziona, guarda caso, il teorema.